Ragazzi, benvenuti in costiera amalfitana! Guardate che spettacolo! L'anno scorso ho deciso di regalare un viaggio a mia sorella per festeggiare la sua laurea. La destinazione sarebbe dovuta essere in un posto che nessuno dei due avesse già visitato in passato. Così, dopo un paio di mesi dei festeggiamenti, avevamo il volo che ci avrebbe portato verso una delle mete più famose di tutta Italia. Quindi atterraggio a Napoli, trasferta in taxi fino in stazione e poi via con la circumvesuviana verso Castellammare di Stabia per raggiungere la struttura che ci avrebbe ospitato. Buongiorno, come vedete siamo qua nella nostra bellissima camera in questo hotel che si chiama Relais La Fornacia Castellammare di Stabia. Stiamo finendo di prepararci, però prima di iniziare la nostra prima giornata qua in costiera amalfitana dobbiamo fare una cosa molto importante: colazione. Devo dire che la scelta dell'hotel è stata ottima. La nostra stanza era molto carina e i proprietari molto gentili. Per non parlare poi dell'ottima accoglienza fatta da un famelico pitbull sempre in cerca di attenzione. Abbiamo scelto di alloggiare a Castellammare di Stabia, che si trova all'inizio della costiera sorrentina, per avere un punto strategico di partenza per visitare la costiera amalfitana in due giorni. Il primo da Vietri a Minori ed il secondo da Ravello a Positano. L'itinerario era stabilito e non ci restava che noleggiare un motorino. Colazione fatta, siamo pronti per partire, anche perché abbiamo appena noleggiato questo motorino, non ci resta che dirigerci in direzione Vietri sul mare. Guidare il motorino per la campagna è un'esperienza da provare almeno una volta nella vita. Come vedete qua alle mie spalle ci troviamo davanti a un locale che si chiama La Zeppola Dorata, che mi hanno consigliato di venire a provare. Volevo farvi vedere almeno com'era da fuori, perché apre alle 4. Purtroppo noi non potremo assaggiare questa zeppola, che a quanto pare essere molto buona. La costiera amalfitana non ha sicuramente bisogno di presentazioni, è una delle zone di costa più belle di tutta Italia. Si trova sotto la provincia di Salerno ed è lunga più o meno 50 km ed è percorribile tramite la strada panoramica 163. Ciò che nel passato ha caratterizzato tutti i borghi della costiera amalfitana è la forte vocazione agricola e marinara, nonché la forte impronta dell'artigianato locale, che in particolare qua a Vietri è caratterizzata dalla produzione di bellissime ceramiche. La ceramica nasce dalla creta. Questi sono per esempio degli oggetti lavorati al tornio, tirati al tornio, che stanno seccando. Dopo questa prima fase la ceramica diventa praticamente terra rossa, che è quella che vedi lassù. Poi dopo viene smaltata, che praticamente è un bagno che facciamo degli oggetti per avere questa patina bianca. Dopodiché vengono decorati e vengono messi in forno per la seconda volta, perché c'è una cottura per la forma e una cottura per la decorazione. Dopo, alla seconda cottura, escono questi oggetti qua con questa lucentezza, cioè già nel bagno dello smalto, che inizialmente era opaco così, alla seconda cottura diventa lucido. E quindi questa è tutta la prima fase ed è la ceramica con i colori classici vietresi. Poi magari c'è qualche lavorazione un po' più particolare, che è questa qui con l'oro, che vedi nella vetrina qui,
che ha una terza cottura in cui viene applicato l'oro oppure il platino, che sono proprio dei metalli che vanno in terza cottura ed hanno un valore diverso e un valore aggiunto. Tutti gli oggetti sono artigianali, fatti a mano, e naturalmente nascono da una tradizione con una buona parte di innovazione. Passeggiando poi tra le vie della città si raggiunge facilmente il Duomo di San Giovanni Battista, la cui caratteristica principale è quella di avere una cupola veramente molto bella, definita cupola maiolicata. All'interno è una cupola come tante altre, però la bellezza di questa sta proprio nel suo aspetto esteriore ricco di colori. Lasciandoci alle spalle poi la piccola cittadina di Vietri sul mare, a 5,9 km proseguendo sulla penisola sorrentina in direzione della sua punta, si raggiunge la cittadina di Cetara. Ci siamo rimessi in marcia sul nostro bellissimo motorino, guardate qua, e andiamo in direzione, come abbiamo detto, Cetara. Già che eravamo qui a Cetara durante l'orario di pranzo, ne abbiamo approfittato per fare appunto pranzo. Abbiamo mangiato in un locale che si chiama Punto e Pasta. Devo dire, un po' lentini, però molto buono. Quindi, però consigliato, dai, era buono. E glielo dice una lenta. Cetara, famosa per un prodotto tipico locale che viene prodotto qua a Cetara, che è questa cosa qua, che è la colatura di Alice, grazie assistente, utilizzato per condire la pasta. Un condimento per la pasta o per anche le verdure e quant'altro, però veramente buono, ed è presidio slow food. E adesso ci lasciamo Cetara alle spalle per dirigerci sempre verso la punta della penisola sorrentina qui in Costiera Amalfitana, in direzione Erchie, per andare in una delle spiagge più belle di tutta la Costiera Amalfitana. La spiaggia che vi dicevo prima, che si chiama Spiaggia del Cauco, ci hanno detto che è raggiungibile solamente via mare, quindi in barca, però in realtà anche la spiaggetta proprio qua davanti ad Erchie è molto bella. Siamo stati un po' in spiaggia, abbiamo preso un po' di sole, adesso invece ci rimettiamo in marcia in direzione Maiori e Minori. Ripartire sì, ma non prima di una bella cucchina. Bella fresca. Maiori e Minori sono due piccole cittadine veramente vicine ad Amalfi. Adesso ci troviamo a Maiori, che è famosa per avere la spiaggia più lunga di tutta la Costiera Amalfitana, lunga 1 chilometro, quindi una stazione un po' più balneare di tutte le altre. Può apprezzare questo lungomare che vedete qua alle mie spalle, su cui la sera secondo me è veramente bello fare delle passeggiate. Adesso però ci dirigiamo verso Minori per andare in una delle pasticcerie più famose di tutta Italia. Prima di parlare della pasticceria bisogna sottolineare di evitare di farsi ingannare da un locale che si trova a pochi metri di distanza dal bistrò Sal de Riso. Capiamoci, quel locale è gestito dal fratello del famoso pasticcere, ma gli standard di qualità sono ben più bassi. Ragazzi, c'è successa una cosa strana. Noi volevamo andare nella pasticceria Sal de Riso, però effettivamente in quella in cui siamo stati e che avete visto c'era solo scritto De Riso. Poi usciamo da quella pasticceria dopo aver mangiato le due torte che avevamo ordinato lì, facciamo 100 metri e vediamo Sal De Riso.
Ok. Una volta identificato il bistrò, non dovrete far altro che gustarvi una delle sue specialità, tra le quali si annovera la delizia al limone. Sostanza, tra Maiori ed Amalfi c'è Minori, che come avrete ben capito è una cittadina dedita all'artigianato legato alla pasticceria. Non ci resta che riprendere il nostro motorino e riportarci in direzione Castellammare di Stabia per ritornare in hotel e andare a fare cena. Ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo secondo giorno in costiera amalfitana. Il primo posto che visitiamo nella giornata di oggi è questo piccolo borgo che si trova a 300 metri sul livello del mare, che si chiama Ravello. Dall'alto dei Monti Lattari, Ravello domina la costiera offrendo panorami di ineguagliabile bellezza. È stata soprannominata città della musica per aver ospitato nel corso degli anni molteplici concerti nel Ravello Music Festival, che viene svolto tutt'oggi. La cultura ha avuto un ruolo fondamentale nella storia di questo piccolo comune, tanto da essere diventato un punto di ritrovo per importanti intellettuali, tra cui il compositore Wagner. Oltre che per la musica, Ravello è molto famosa per la quantità di ville signorili che si possono trovare passeggiando per la città, nonché per l'incredibile panorama che si può ammirare un po' da tutte le parti della città, in particolare da Villa Cimbrione, dove si trova la Terrazza dell'Infinito. Ragazzi, mi sa che oggi aspettate tutto il giorno. E poi, dopo un breve tragitto, eccoci arrivati ad Amalfi, che tra tutte le città della costiera è quella con il passato più glorioso, essendo stata una delle quattro repubbliche marinare. Una volta arrivati nella piazzetta centrale di Amalfi, sarà veramente difficile non vedere la chiesa di San Andrea e la sua imponente scalinata che dovrete percorrere per accedere all'interno della chiesa. La bellezza di questo piccolo borgo, la sua storia ed architettura, unita a quella di tutti gli altri centri, nonché alla bellezza naturalistica di tutta la zona, hanno permesso alla costiera amalfitana di entrare di diritto nell'elenco UNESCO dei patrimoni dell'umanità. Amalfi è poi famosissima per la produzione di limoni, tra l'altro IGP, che vengono utilizzati per la produzione del limoncello. Spostandosi poi da Amalfi in direzione Positano si incontrano delle cittadine piccoline che sono Conca dei Marini e Furore. Durante il fascismo erano state unite, subito dopo la seconda guerra mondiale poi di nuovo divise. La prima di famoso la Grotta dello Smeraldo, mentre la seconda il Fiordo di Furore, che è un'insenatura nella costa veramente molto caratteristica, bella, sulla quale c'è un ponte altissimo, se non sbaglio più di 30 metri, dal quale ci si può tuffare. Adesso però ci troviamo a Praiano, che è la penultima località della giornata, l'ultimissima è Positano, che raggiungeremo tra poco. E come vedete, oltre ad avere questa chiesetta con questa cupola molto caratteristica, c'è una vista pazzesca sul mare, di sicuro ottima per il tramonto.
Se Amalfi è la città della costiera con il passato, diciamo, più importante, più storico, essendo stata una delle repubbliche marinarie, invece Positano ad oggi è quella che attrae il maggior numero di turisti. Difatti pensate che in tutta la campagna i posti più visitati sono Capri e Positano. Tra l'altro, se voleste vedere il video di Capri che ho realizzato al riguardo, guardate qua in alto nelle schede dove ve lo linkerò. Detto questo, Positano viene chiamata anche la città della moda ed è famosa per il suo artigianato locale di produzione di vestiti e di sandali. Come vedete qua alle mie spalle ha uno sviluppo tutto verticale ed è caratterizzata da delle viuzze molto strette, ricche di colori che si diramano su tutto questo promontorio sul quale è costruito la città. Siamo dunque giunti alla fine di questo viaggio. Spero che questo video sulla costiera amalfitana vi sia piaciuto e vi sia stato utile per un vostro futuro viaggio, per l'organizzazione, per prendere qualche spunto. Come vedete, noi siamo qua pronti a ripartire. Purtroppo stiamo facendo le valigie e non ci resta che andare a prendere l'aereo per tornare a casa. Ragazzi, lasciatemi un commento qua sotto per sapere cosa ne pensate di tutto questo giro che abbiamo fatto, se avete altri posti da consigliare, così chiunque possa leggerlo nei commenti. E lasciate ancora un like, iscrivetevi magari anche al canale, che male non ha mai fatto nessuno. Per il resto direi che per oggi è tutto, ci vediamo a un prossimo video e ciao!